Ciao ragazzi, benvenuti al Mercoledos vero stavolta, non a quel Martedos travestito da Mercoledos, che in realtà era uno schiacciapensieri, anzi uno schiacciashift pensieri. Battute pessime. Allora, non metto più le copertine perché faccio fatica a trovare le copertine di alcuni giochi, quindi per questo proprio rush finale del 2022, vi beccate un po' le puntate così, poi magari dal 2023 riprendo più selettivamente, no selettivamente, più metodicamente a fare tutte le cosine. Ma il gioco di oggi è una figata incredibile. Scoperto per caso, adesso voi magari lo sapete già, lo conoscete già, tipo, sei proprio cretino se non sai sto gioco. Provato, a me piace tantissimo come ambientazione, così si può dire, come musiche, come idee, è geniale. Serve il mouse. Ho fatto delle modifiche al è dal 91 per questo driver del mouse, penso un po'. Consigliato anche a Vanak Sabatium, che saluto. Ciao Vanak, seguite, lo metto in descrizione. Quando comincerà, Vanak porterà un calendario dell'avvento con giochi MS-DOS. E ho visto in anteprima la lista, ce ne sono di meritevolissimi. Il gioco di oggi è Get Lost. Stupendo, veramente stupendo. Tom Bombadil di Software Emporium and House of Curiosities present. Sentite la musica, cioè non vi intriga già sta roba? Cioè, ma è tantissimo. Questo è un gioco che potrebbe essere un gioco indie uscito ieri, cioè fenomenale. Allora, welcome Illy, però noi adesso voglio resettare completamente i salvataggi. Mi sono fatto un backup di questa directory con RJ, però voglio che lo cominciamo dall'inizio, quindi resettiamo. Yes, che purtroppo non c'è modo di lì, non c'è modo di, come dire, chiudere al massimo, non c'è un sistema di multiutente, c'è solo un utente alla volta. Allora, 1. Sto cercando per qualcosa nella sfumatura del rosso. Allora, musica e mandavi di cervello. Cos'è Get Lost? Noi siamo è una specie di rompicapo in tempo reale prima di Portal, ma senza i Portal. Noi dobbiamo uscire dal labirinto. È un gioco formato da tantissimi livelli. Ogni livello ha i suoi labirinti, ogni livello ha la sua uscita. In questo caso devo cercare qualcosa di rosso, eccolo qui, e devo cercare di capire anche come arrivarci. In questo caso è facilissimo. Questa cosa che sembra un po' presa da Super Mario. Alla fine del livello abbiamo anche la nostra classifica. Abbiamo impiegato 38 secondi per passare il livello. E fin qua è tutto a posto. La cosa che andiamo avanti, tanto andiamo avanti, avanti perché, attenzione, The Valley trova il traguardo alla fine del fiume. Musiche fuori di testa, mi piacciono un sacco. Quindi il fiume ovviamente è per esempio questo percorso blu. Quindi andiamo a cercare il percorso blu. Come arrivarci soprattutto al percorso blu? Questa roba che mi ricorda un po' il santuario arcano di Diablo 2. Queste musiche molto rarefatte, cioè tutto quello che mi piace in sto gioco. Tutto quello che mi piace. Oh, eccolo qua. Siamo arrivati nel blu. Benissimo, andiamo avanti. Con Control posso accelerare perché appunto c'è anche un tempo, quindi bisogna anche arrivare in tempo, ok? Vediamo un po' se è questa. No,
Non è questa, quindi torniamo indietro. Andiamo avanti. Proviamo di qui. Oh, a me, cioè, io l'ho provato ieri. Non ci siamo, proprio come sono infilato in un cul-de-sac. L'ho provato ieri, non riuscivo, cioè, l'ho smesso solo perché dovevo andare a letto, basta. Se no, sarei andato avanti. Passiamo poi queste architetture qui, posso andare. Ah, c'ho anche delle nuvole sopra. Nelle nuvole o chissà cosa, dopo lo vedremo. Ok, sembra questo Yahoo! Un po' alla Super Mario. Sono sesto in classifica, giusto prima del pipistrello, ma dopo la piovra. Vabbè. Poi c'è il gufo, insomma, c'è un sacco di animali. Questa grafica così renderizzata. Andiamo al livello 3. Ci sono 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 50 piani. Magic Teleportation City. Vabbè, ah, questo ok, questo... Dai, io questo qui è... Qui ci sta introducendo la meccanica del teletrasporto. In realtà questo livello è facilissimo, bisogna solamente correre più velocemente possibile. E... cercare il punto di teletrasporto per poi arrivare all'uscita, come in questo caso che mi sono incartato. Bravo, è qui, qui e... perfetto. Beh, questo in realtà è il più semplice di tutti, è proprio una corsa contro il tempo. Terzo, per esempio, prima del ghepardo, ma dopo il delfino. E poi c'è l'alien, che è il più allucinato. 4. Quanto abbiamo fatto? 6 minuti. Ok, perché? Cerca per un colore che non è al suo posto. E qui abbiamo dei percorsi a scacchi. Dobbiamo chiaramente, insomma... Sì, l'ho fatto, però è abbastanza semplice capire. Dobbiamo sicuramente, cioè l'uscita sarà spero che si resisti abbastanza bene. L'uscita sarà sicuramente uno qualcosina che magari stona, no, con questi colori. Quindi andiamo più velocemente possibile per cercare. Qui direi di no, quindi prendiamo. Cioè, c'è tutto quello che mi piace nei giochi e potrebbe essere là, credo. Mi sembrava che ci fosse qualcosa nel viola. Sì, eccolo lì. Eccolo qui. E risolto anche questo livello. Quindi, allora, vabbè, insomma, abbastanza buona. La cosa bella, di là appunto dei vari livelli, c'è comunque una certa rigiocabilità, perché c'è anche un fattore tempo. Quindi io magari voglio migliorare il mio record, lui considera di secondo in secondo. E... scusate. Considera a blocchi di un secondo, quindi non è, insomma, si può sempre fare di meglio, non siamo a livello di centesimi, di millesimi, però posso sempre andare a migliorare. Ma la cosa più bella in assoluto, oltre a tutto quanto, è che ogni livello nasconde un segreto. E questo segreto dobbiamo scoprirlo girovagando proprio nel labirinto. Per esempio, adesso qui, se non ricordo male, dovrebbe essere qui. Perfetto, benissimo. Noi abbiamo trovato, una volta trovato il punto, se abbiamo già fatto lo schema, possiamo premere ESC, diventa di colore blu e ci dà questa gemma, che da quello che dice il manuale, una volta trovate tutte le gemme, dovremmo avere dei labirinti bonus. Andiamo a cercare anche quello del secondo, più che altro perché l'ho trovato ieri, cioè quando ho scoperto sta cosa, subito l'ho trovato abbastanza fortuitamente, mi sono messo a cercare i vari livelli, le varie cose segrete. Per esempio, questo, cioè non dobbiamo andare solo appunto in un punto, ma in questo caso qui
pasticciando un pochino, eccoci, c'è un posto segreto dove e ci teletrasportiamo, guardate un po', sopra a quelle che sembravano nuvole, quindi una cosa solo magari estetica, ma in realtà no. In realtà ci sono piccoli teletrasporti che, ovviamente cercando tutti i punti di teletrasporto, poi andremo a prenderci il nostro agognato bonus che appare sempre sotto forma di piccolo fuoco artificiale. Vediamo un po' se è qui. Eccolo qui, preso e ci ha riportato qui. Adesso noi, no, ho sbagliato. Vabbè, comunque tanto il livello l'abbiamo già fatto, premiamo Esc e abbiamo il nostro bellissimo numerino colorato di blu e un'altra gemma. Vediamo un attimo quello del terzo, dopodiché vi lascio perché secondo me è un gioco. E beh, qui allora non abbiamo tanto da fare, dovremmo magari cercare. Eccolo qua. Visto? Si vede? Si vede. C'è questa cosa un po' più scura che ovviamente non è, tra l'altro non ci arriva neanche direttamente, dobbiamo un po' andarci di traverso e abbiamo trovato il segreto anche in questo livello. Get Lost. Cioè, a me mi ha fatto esplodere il cervello quando l'ho visto, perché tanto queste musiche che mi affascinano un sacco, questa ambientazione, che ambientazione finanziaria, cioè questa cosa così è un po' un Mirror's Edge, sì, buonanotte, però bello, cioè a me piacciono queste cose, piacciono queste sorte di architetture molto, molto basilari, molto. Ok, anche questo qui è stato facile alla fine, non è una cosa proprio. Cioè, insomma, ci impiega, secondo me impiegherà parecchio tempo cioè impiegherete parecchio tempo per risolverlo completamente. Io ve lo consiglio. Attenzione, cosa è successo qua? Sto mouse, poverino, è arrivato al limite. Si stanno formando Ah, perché ho preso 4. Get Lost, provatelo e anche questo si trova insomma abbastanza facilmente, ma consigliatissimo, per me al top. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo Mercoledos. Ciao!